Oggi la nostra lezione avrà per argomento grandi viaggiatori del passato e accanto al nome più famoso che tutti conosciamo, che è quello di Marco Polo, avviciniamo l'impresa di Ibn Battuta. Allora, gli occidentali hanno sempre limitato la storia del mondo raggruppando tutto quello che sapevano intorno a questi tre popoli, Israele, Grecia e Roma. E però così facendo noi abbiamo poche idee su ciò che è accaduto per altri popoli, cioè viaggiatori ed esploratori che a bordo di altre navi hanno per esempio solcato il Mar della Cina, hanno attraversato l'Oceano Indiano o addirittura con le carovane hanno attraversato le distese dell'Asia centrale fino ad arrivare al Golfo Persico. In particolare la Cina medievale è stata meta di due grandi viaggiatori, Marco Polo e Ibn Battuta. Marco Polo è partito per la Cina nel 1271, invece Ibn Battuta, che parte dal 1325, comunque arriva in Cina nel 1345, quindi un centinaio di anni di distanza, anche se in epoche passate un centinaio di anni non rappresenta una distanza culturale molto, molto evidente. Entrambi i viaggiatori hanno raccontato la loro esperienza, Marco Polo nel Il Milione e Ibn nella Rila. E è interessante vedere, comparando i loro resoconti, che ci sono degli aspetti comuni che loro hanno visto, ma li hanno osservati con occhi diversi e con modalità profondamente diverse. C'è una cosa che però li accomuna: sia Marco Polo che Ibn Battuta sono ben consapevoli di aver compiuto veramente un'impresa eccezionale, possiamo dire come andare sulla Luna, e credono fortemente che la loro impresa debba essere narrata, perché tutto quello che loro hanno visto deve essere in qualche modo condiviso. Che cos'è che li ha colpiti molto? Va bene, le città, la popolazione, il commercio. Cosa mangiavano le persone, come si vestivano, dove vivevano e come venivano trasportate. Ecco, è molto interessante capire come con occhi diversi uno stesso fenomeno viene reso in maniera completamente differente. Vi dicevo, due sguardi diversi. Ibn Battuta è un arabo musulmano, quindi legato al Corano, e cerca in ogni viaggio di annotare tutto ciò che vede di simile a quello che già conosce, quindi tutto ciò che è in qualche modo legato al mondo islamico, e soffre visibilmente ogni volta che incontra qualcosa di molto diverso. Invece Marco Polo non vive questo trauma così culturale, il suo modo di pensare è molto più elastico ed è molto più affascinato dal diverso e dalla curiosità e non è affatto spaventato da ciò che è per lui inusuale. Completiamo soltanto il quadro con chi era Marco Polo. Marco Polo era un veneziano, figlio di ricchi mercanti, che nel 1271 decidono di portarselo in Cina. Lui allora aveva soltanto 17 anni e resta via per ben 25 anni. I Polo attraversano posti lontanissimi, l'Armenia, la Persia, le montagne del Pamir, affrontano il terribile deserto del Gobi e quando arrivano poi a Pechino, in capitale della Cina, in questo periodo incontrano la dominazione dei Tartari, che sono dei popoli mongolici, guidati da Kublai Khan, un discendente dell'antico condottiero Gengis Khan. Kublai è molto colpito dall'intelligenza di Marco, tant'è vero che decide di nominarlo governatore di una città importante, quella di Yangzhou. Marco Polo rimane in Cina per 17 anni e soltanto dopo molte preghiere Kublai accetta di lasciarlo ripartire. Questa volta però Marco fa un altro viaggio, costeggia l'Indonesia, lo Sri Lanka e l'India e torna a Venezia nel 1295. Racconta tutto ciò che ha visto, gli animali esotici, le persone e tutto. Quando Marco racconta quello che ha visto, lo dice in maniera così straordinaria e così viva che nessuno gli crede, cioè tutti pensano che praticamente se lo sia inventato. Nel 1298 Marco Polo prende parte a una battaglia tra Venezia e Genova con le due repubbliche marinare di cui avevamo parlato in questi giorni negli argomenti di storia.
Viene catturato, preso come ostaggio e se ne sta in una prigione genovese. Qui incontra un compagno di carcere che si chiama Rustichello da Pisa e nelle lunghe giornate Marco racconta. Rustichello scrive e raccoglie tutto quello che ha ascoltato nel libro Il Milione. Marco Polo poi viene liberato e torna a Venezia. Chi è invece Ibn Battuta, il principe dei viaggiatori? Molto conosciuto nel mondo arabo, invece per noi è praticamente un nome poco famoso. È considerato appunto il Marco Polo dell'Islam. Era un giurista e parte all'età di 21 anni dal Marocco per tornare in patria dopo aver percorso ben 120.000 chilometri con tutti i mezzi allora in uso e ha visitato ben 44 stati moderni. Ecco, anche il viaggio di Ibn è un lungo succedersi di eventi speciali, quindi principi, sultani. Ibn è un grande osservatore della sua epoca e anche per lui è valsa un po' lo stesso percorso di Marco. Non ha scritto personalmente i suoi viaggi, ma si è affidato a un suo amico che si chiamava Ibn Yuzay. Questi viaggi sono ormai una fonte importantissima per conoscere usi e costumi delle popolazioni che anticamente abitavano le zone percorse da Ibn Battuta. Dei cinesi, per esempio, lui li descrive che erano molto attaccati al lavoro. Ecco, in India la pratica per cui le donne devono uccidersi se rimangono vedove e vengono bruciate sulla pira del marito morto è rimasta un'esperienza molto sconvolgente. Tutto sommato, l'atteggiamento di Ibn è comunque molto legato a voler dialogare con culture diverse, pur sentendole profondamente differenti. Ecco qua una mappa dei viaggi di Ibn. Vedete che un primo viaggio, un altro ancora, e poi quello che permette di raggiungere la stessa Cina che aveva visto Marco Polo. Quindi un percorso veramente mondiale. Di Marco invece raccontiamo appunto il percorso in Cina, questa è l'andata e poi il ritorno che come vi ho detto ha seguito un percorso diverso, soprattutto via mare. Confrontiamo ora due documenti. Marco si trova a vedere usare il denaro di carta. Sappiate che in questa città di Cambaluc è la zecca del Gran Signore e gli fa fabbricare la seguente moneta. Fa prendere la scorza dell'albero, o per meglio dire corteccia di gesso, l'albero di cui mangia le foglie e i bacchi da seta, e fa togliere la pellicola sottile che è tra la corteccia e il fusto. Quelle pellicole sono tutte nere, le frantumano, le pestano, le impastano con la colla in modo che ne risulti una specie di carta bambagina. La bambagina è una carta ricavata da canapa e lino, sottile come quella dei papiri. Quando la carta è pronta, la si fa tagliare in parti grandi e piccole, fogliette in forma quadrata o più lunghi o larghi, e ogni foglietto porta il sigillo del Gran Signore. E questa moneta è fatta con tanta autorità e solennità come se fosse d'oro ed argento. In ciascuna moneta, alcuni ufficiali preposti a questo lavoro scrivono il loro nome e il loro segno, e quando l'hanno fatto, il capo degli ufficiali sparge del cinabro. Il cinabro è un colore rosso brillante, su una specie di timbro di metallo che gli è stata concessa e vi passa sopra la moneta, così che la forma della bolla tinta appunto di cinabro rimane impressa sulla moneta e la autentica, cioè la rende valida. E se qualcuno osasse falsificarla, sarebbe punito con la morte. Anche Ibn ci racconta la stessa meravigliosa scoperta che ha fatto, quindi il fatto che ci fossero dei denari di carta, i dirham di carta. I cinesi non utilizzano né dinar né dirham, tipi di monete della civiltà araba, perché tutto loro l'argento che entra nel loro paese viene fuso in lingotti, perciò le compravendite si effettuano con dei pezzi di carta grandi quanto il palmo di una mano, che portano impresso il sigillo del re. Se qualcuno si trova in mano dei biglietti stracciati, li porta in un posto corrispondente alla nostra zecca, ove consegnando quelli vecchi ne riceve dei nuovi senza pagare nulla, perché gli impiegati ricevono un regolare salario dal re. Se qualcuno va a comprare qualcosa con un dirham d'argento, non glielo prendono e non gli prestano alcuna attenzione finché non lo cambia.
Marco ci parla poi dei servizi postali e parla di rifornimento con dei casali, una quarantina di case, dove vivono uomini che fanno anch'essi i messaggeri del Signore, però corrono a piedi. Portano una grande cintura alla quale sono attaccati molti sonagli per essere uditi da lontano. Al termine delle 3 miglia, il messaggero è aspettato da un altro pronto a correre, che lo ha sentito da lontano, quindi una specie di staffetta. Appena arriva, si fa dare l'oggetto che egli porta. Riceve da uno scrivano una piccola carta nel quale sono annotate ora d'arrivo e di partenza e poi si mette a correre. Praticamente in tempi molto veloci si possono così recapitare notizie da paesi lontani e il Gran Signore non prende nessun tributo da loro, come anche da quelli che stanno nelle stazioni di posta, anzi li paga. Ippla è molto stupito della cura per i viaggiatori, dice che la Cina è il paese più sicuro e migliore della Terra. Si può andare in giro anche 9 mesi portandosi dietro le ricchezze senza aver nulla da temere, perché tutto è ben organizzato. In ogni luogo di tappa c'è una specie di albergo con un capo che vi risiede con dei cavalieri e dopo la preghiera del tramonto il preposto entra nell'albergo con lo scriba, registra tutti i viaggiatori, poi chiude e spranga la porta. Dopo la preghiera, all'alba torna, chiama ognuno per nome e scrive un rapporto dettagliato, un po' come negli hotel di oggi, no? Tutti i registri. E poi manda qualcuno ad accompagnarli fino alla tappa successiva ed è responsabile dei viaggiatori finché non arrivano appunto alla nuova tappa. E ci fermiamo ancora parlando dei cinesi. Secondo Ibn, è gente che conduce una vita agiata, comoda, ma non curano né quello che mangiano né come si vestono, anzi. A volte si vedono grandi mercanti, detentori di ricchezze incalcolabili, andare in giro con delle giacchette di cotone. Invece ci tengono ad avere stoviglie d'oro o d'argento, camminano appoggiandosi a un bastone che chiama la terza gamba. La seta è molto abbondante e così ce n'è tantissima, per cui anche i poveri se ne servono per il loro abbigliamento. Se non fosse per il commercio che se ne fa, la seta non varrebbe nulla. Basti pensare che da quelle parti solo un abito di cotone ne varrebbe parecchi di seta. Ecco, abbiamo così effettuato un percorso non soltanto fisico nella storia, ma anche un viaggio culturale, con due grandi personaggi veramente eccezionali che hanno lasciato un segno nella storia, grazie agli scritti, quindi ricordiamo il Milione e poi i viaggi di Ibn Battuta, che sono ormai un documento e una testimonianza importantissima per conoscere gli stili, i modi di vita di popoli del 1300, 1200-1300. Alla prossima puntata noi vedremo altri viaggiatori, vedremo Zhang He e Cristoforo Colombo e cercheremo di capire se davvero Cristoforo Colombo è stato il primo ad approdare sul continente americano.